classico Giosuè Carducci di Nola. Quando le scuole sono state chiuse a causa della pandemia, noi, insieme al nostro esperto esterno Francesco Scotto, stavamo lavorando a un libero adattamento delle Supplici di Eschilo. In questo video vogliamo raccontarvi come sarebbe stato il nostro spettacolo, con la speranza, fra non molto tempo, magari l'anno prossimo, di riuscire ad andare in scena. Negli anni il teatro classico segue una propria poetica artistica che parte da un'idea. Le messe in scena, nascendo dall'hic et nunc dello spettatore, sono sempre a noi contemporanee. Ciò comporta che prima di iniziare a lavorare allo spettacolo, dedichiamo molto tempo alla lettura del testo, cercando di trovare in esso dei nessi col presente che vorremmo far emergere. Così come negli anni scorsi abbiamo legato la rappresentazione delle Troiane di Euripide all'attentato del Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015, la Medea di Euripide ai soprusi femminili subiti dalle donne del sud del mondo, quest'anno abbiamo deciso di indagare, con la nostra messa in scena, il tema dell'accoglienza e del dovere di essa, ispirandoci alla storia di Carola Rackete, sbarcata a Lampedusa il 29 giugno 2019. Ma andiamo per ordine. Noi Supplici entravamo in scena come fossimo un monolite sulle note di Land of Free dei Killers. Can't wipe the wind blown smile from across my face. It's just the old man in me. Washing his truck at the Sinclair station in a land of the free. Subito dopo il monolite sarebbe diventato una barca. La barca sarebbe poi diventata una croce con al centro Danao. Che l'umanità sia specchio. Di lì poi sarebbe iniziato il nostro spettacolo, di cui raccontiamo brevemente la trama. Le 50 figlie di Danao fuggono perché si ribellano alla decisione di Egizio, loro zio, di unire esse in matrimonio con i suoi 50 figli. Chiedono ospitalità a Pelasgo, che dopo aver chiesto il parere del suo popolo, offre loro protezione. Prega il tuo Dio affinché il mio popolo vi concederà l'ospitalità desiderata. Con me vorrei portare vostro padre Danao, per fargli dar forza alle mie parole, per far testimonianza delle vostre storie, delle vostre tragedie. Dove non arriveranno le mie parole, arriverà il suo cuore. Danao ti aspetta un arduo compito, parlare al mio popolo con cuore sincero. Non voglio però che le tue parole siano ancorate al temere che le tue figlie non siano al sicuro. Lascerò le mie guardie personali a proteggerle. Da loro saranno scortate fin sopra quella collina, che per noi rappresenta un luogo sacro. Dallassù vedranno qualsiasi cosa le potrà minacciare e avranno il tempo di organizzare una difesa. Ora andiamo. Disposto anche alla guerra contro gli Egizi, venuti presso di lui a reclamare le donne che ritengono di loro proprietà. Tu Egizio, che fai? Come ti permetti di alzare la frusta su chi è nostro ospite? Stai sbagliando e non te ne accorgi. Non ti rendi conto che sei uno straniero e che non hai chiesto il nostro permesso? Tu non rispetti Dio. Non rispetti il Dio della mia terra. Se tocchi anche solo una di queste donne, morrai. Io ho con me il popolo. Parlo a nome di tutti i miei cittadini. Ogni pietra di questa terra ti si scaglierà contro. Insieme abbiamo deciso che queste donne sono sotto la nostra protezione. Miei cittadini, siate disposti alla pace, ma preparatevi alla guerra. Di nulla abbiate paura. Ora aprite le porte della città a queste donne e donate loro accoglienza nelle vostre case. Non siano ospiti, ma vostre concittadine. Io dono loro parte della mia proprietà. Spero che voi facciate lo stesso. Non siano serve, ma ognuna padrona del proprio tempo e spazio. Siate generosi e orgogliosi di esserlo. Non esiste ricchezza che non serva a migliorare la vita di qualcun altro.
Gli egoismi sono barche a vela che nessun vento spinge. Rendetemi orgoglioso di essere vostro re. Le supplici di Eschilo è l'unica tragedia superstite di una trilogia di Eschilo denominata Danaidi, in cui le 50 donne sposavano i 50 cugini, ma 49 di essi venivano sgozzati dalle donne la notte stessa delle nozze. Solo una fra le 50 sorelle, Ipermestra, decide di non uccidere suo marito Lineo perché lo ama. Non ci volle molto affinché gli egizi si organizzassero per attaccare la città di Pelasgo. Quello che accadde poi non è facile da raccontare. Posso solo dire che quando fu deciso quello che venne deciso, io, stanca dell'odio, scelsi di far vincere l'amore. Era il quinto giorno di festeggiamenti che offrivamo a Pelasgo e ai suoi cittadini, quando un araldo corse da noi, per dirci che gli egizi erano fuori le mura, pronti ad assalire la città, mentre Pelasgo e i suoi organizzavano la difesa. Noi decidemmo il da farsi. Conoscevamo bene la violenza dei nostri cugini e balzava agli occhi la flaccida difesa che la città avrebbe potuto loro opporre. L'ospitalità ricevuta non poteva essere offesa. Non potevamo permettere che per colpa nostra si sarebbe aperta la porta dell'Ade per coloro che senza conoscerci avevano noi aperto le loro case. Decidemmo. Avremmo impedito lo scontro. Ci saremmo consegnati ai nostri nemici. L'unico ad opporsi alla nostra scelta fu Danao. Nostro padre, che non voleva minimamente cedere al nemico, pronto com'era a morire per tutte noi. Nulla poté Danao. La nostra felicità era nella possibilità della scelta. E tutte noi scegliemmo di concederci agli egizi. Nulla poté Danao. Ma tutte noi strappò una promessa. Avremmo sgozzato i nostri mariti alla prima notte di nozze. A promesse fatte, impedimmo lo scontro. Pelasgo e i suoi cittadini furono salvi e noi convolammo a nozze con i nostri cugini. 50 sorelle sposarono 50 fratelli. Nella notte 49 coltelli sgozzarono 49 gole. L'unica a non impugnare l'arma fu io. Se sei liberi anche di trasgredire le promesse. Io amai mio cugino dall'attimo in cui lo vidi, e lui li amò me, Ipermestra, dal primo momento in cui mi vide. La nostra prima notte di nozze fu fatta di mille e mille parole, mille e mille carezzi, mille e mille sorrisi, mille e mille baci. 49 letti di sangue ed un letto d'amore. Non vinse il sangue, vinse l'amore. Lineo, mio marito, diventato re, capì le ragioni di mio padre e delle mie sorelle. Rinunciò alla vendetta. In quella rinuncia vidi l'odio che diventava amore. Le mie lacrime ararono la mia terra. Quel giorno scoprì di aspettare un bambino. Immensa è la grandezza degli dèi, immensa è la gioia del vivere che, partendo da sentieri scoscesi, finisce per camminare strade fatte di docili discese. La nostra messa in scena, nella quale vi erano interventi teatrali e musicali contemporanei, avrebbe avuto il seguente finale. Tutte le supplici avrebbero teso una mano verso il pubblico, chiedendo accoglienza. Ma l'una e tanti della notte tra venerdì e sabato, quando la nave della ONG tedesca, che era chiamata da Carola Rackete, ha attraccato senza autorizzazione, spronando una motovedetta dalle fiamme gialle nel tentativo di arrivare in banchina. Carola Rackete è ora in stato di arresto per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione, resistenza e violenza contro una nave da guerra, reato che prevede una pena dai 3 ai 10 anni di reclusione. Le operazioni per lo sbarco sono cominciate già nella notte. 40 migranti sono scesi per essere trasferiti nel centro di prima accoglienza. Uno sbarco è avvenuto dopo oltre 2 settimane in mare, a 17 giorni dal salvataggio. Sul fronte politico, sul fronte delle trattative,
sulla redistribuzione di questi migranti sappiamo che ci sono 5 paesi che sono fatti avanti per poter accogliere. Di quello che sarebbe stato il nostro spettacolo. Ciao!